Con te noi abbatteremo i nostri nemici, nel tuo nome disperderemo i nostri avversari. Non possiamo dire esattamente chi è l'autore di questo salmo e in quale momento sia stato scritto. Forse è stato al tempo di un'invasione e l'autore potrebbe essere il re Ezechia. Ma una cosa è certa, Israele aveva i giorni contati. Il nemico non era immaginario, era reale e vicino. E il popolo di Dio non sapeva cosa fare e dove andare. Ogni giorno io e te affrontiamo situazioni simili. Nemici di tutti i tipi circondano la nostra vita. La malattia, la disoccupazione, il rifiuto, la disgregazione della famiglia. In ogni caso non sono nemici immaginari, perché sono proprio lì davanti a noi. Ezechia sapeva in chi mettere la sua fiducia. Se si leggono i primi 5 versetti di questo salmo, si incontra almeno 8 volte il pronome tu e tuo. L'autore parla di Dio dicendo: la tua destra, il tuo braccio, la luce del tuo volto. Lui è il re soccorritore e il suo nome è potente. Devi avere paura stando nascosto nelle mani di un Dio così? Il testo di oggi dice: con te noi abbatteremo i nostri nemici. Nel tuo nome disperderemo i nostri avversari. Ezechia non lascia la piena responsabilità della vittoria a Dio. Sa che c'è una partecipazione umana. E qual è la responsabilità dell'uomo? Accettare, permettere a Dio di operare in noi e attraverso di noi le sue grandi opere di vittoria. La più grande battaglia che dobbiamo vincere non è contro i nemici esterni. Il nemico più grande e più pericoloso è dentro di noi. È l'uomo ribelle a cui non piace sottoporsi al controllo divino. Noi preferiamo combattere, morire, sanguinare, arrivare estenuati, ma continuiamo a lottare fino a quando cadiamo impotenti in un angolo della vita. Ezechia ha imparato a confidare in Dio. Non è stato facile per lui, come non è mai stato facile per nessuno, ma finalmente ha capito che da solo si sarebbe perso. Chi si è alzato contro di te? Oggi è uno di quei giorni in cui tutto sembra confuso nella tua vita? Apri la porta del tuo cuore e vedi un esercito minaccioso che è pronto a sconfiggerti? Non temere. La Bibbia è la storia della liberazione dell'uomo. Mostra un Dio sempre attivo e pronto ad intervenire nella vita dei suoi figli, se glielo consentono. Così oggi ripetiamo con convinzione: nel tuo nome disperderemo i nostri avversari. Buona giornata e che Dio ci benedica.